dire meritata non mi sembra giusto. Perché comunque Napoli ha giocato il calcio. Non è stato incisivo. Però l'idea di gioco di questo Napoli, secondo me, è superiore a quella del Milan. Il Milan ha sfruttato probabilmente l'unico vero errore del primo tempo del Napoli, perché su quella scalata Rachmani e Østigard permettono appunto di bucare, cioè, la difesa a Theo Hernandez, e poi Leao gli mette una palla bella, sì, ma l'errore della coppia dei tre centrali difensivi del Napoli non può non essere analizzata, ecco. Perché se proprio vogliamo, il Napoli anche nel primo tempo tiene bene il campo, col cielo si mette, Ciolito si mette un palo su un guizzo di cuore che mette in mezzo, e Simeone anticipa il suo diretto marcatore, che dovrebbe essere Gabbia, però prende il palo e subito dopo, ovviamente, avviene questa sequenza, no? Theo Hernandez per Giroud, che appoggia Leao, buco centrale nella difesa del Napoli, come detto prima. Palla per Theo Hernandez, che davanti a Gollini lo infila sul primo palo, 1-0, che rimane così fino al 98esimo, ragazzi, nonostante Mazzarri aveva in campo i migliori giocatori, perché è tornato Anguissa, ragazzi, è tornato Anguissa dalla Coppa d'Africa, e oggi ha fatto, secondo me, una partita di livello. Zielinski ha giocato per il Napoli oggi, nonostante sia lontano da Napoli quest'estate. Kvaratskhelia, sottopunta, secondo me, dà il meglio, perché poi è uscito Simeone, è entrato Raspadori, poi è entrato anche Politano e si è ripassato al 4-3, ragazzi. Mazzocchi stasera ha fatto una partita incredibile, sia da quinto che da terzino. È rientrato Olivera, nessuno ne parla. Questo Napoli, avesse concretizzato qualcosa in più prima di questa partita, a questa partita ci arrivava benissimo, con i favori del pronostico. E invece neanche la fortuna aiuta il Napoli, che su un affondo di Lindstrom, che mette in mezzo, ve le dico spalzate, questa è verso la fine, trova la deviazione di Simic che prende il palo, e poi sulla respinta Politano arma il mancino di Lorenzo Parada-Mignan, ancora molto prima, ragazzi. Politano è entrato benissimo, serve questo pallone col mancino rientrare nel campo per Mazzocchi, che di prima mette in mezzo, e Raspadori viene anticipato per un nulla da Gabbia. Vi sarò sincero, forse il rigore per il Napoli c'era, perché non puoi dire che il braccio di Musa era attaccato al corpo. Un movimento inatteso? Sì, perché è così, ecco, è così, non c'entra niente che Ostojic prende il pallone col petto. È un movimento inatteso, questo non è attaccato al corpo, che la prende qui, ragazzi, per
me quello è rigore, poi boh, niente, la partita finisce così. Milan non va vicino al 2-0 perché tutte le... Sì, forse con Leao sul tiro a giro che esce fuori su un errore in uscita, lo stesso Simeone su un errore in uscita di Bennacer, va vicino all'1-1 ma la palla scappa fuori. Poi le altre due azioni del Milan sono in fuorigioco. Ha vinto il Milan, ma questo Napoli non mi è dispiaciuto, ecco. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se per voi quello, il braccio di Musa era rigore o meno, perché si poteva cambiare la partita. Erano i minuti finali, era l'88esimo, lì certo è che quella deviazione di Simic sul palo, aiutato in un po' con la diavendata, il Milan 1-0, il Milan rimane al terzo posto, il Napoli purtroppo rimane in settima posizione se ricordo bene, e niente. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Questo Napoli si ritrova voglia di aggredire, per me non è ancora spacciato per il quarto posto, però deve mettersi in testa che servono punti importanti già da subito, già dalla prossima. E la prestazione di oggi l'ho fatto vedere.